Dato conclusione verso la porta, palla troppo alta. Attenzione, lancio lungo. Attenzione, Bianchetti superato. Clamoroso salvataggio dopo questo errore di lettura, in qualche modo Gipponi rimedia. Tanto siamo dentro l'area di rigore. Girata col destro, alta non di molto. Punizione, se ne va a occupare Bettagno, che cerca la porta. Palla termina sul fondo della difesa e arriva il vantaggio della Commenda, che la sblocca con Marampon. Cross dentro, Bianchessi di testa e arriva il pareggio. Arriva il pareggio di Haim con Bianchessi, che di testa realizza l'1-1 della Commenda. Seminario di rigore, conclusione con il mancino. Palla larga di nulla. Di rigore, Bianchetti va sul fondo, cross dentro, lungo per tutti, finisce 1-1 tra la Commenda e Ando. Allora, siamo qua con Diego Stroppa di La Commenda, oggi partita intensa, non solo per le condizioni meteorologiche, come l'hai vista? È sicuramente una partita combattuta, con molti falli da una parte e dall'altra, risultato più o meno giusto direi, anche se noi potevamo sfruttare meglio la superiorità numerica. Esatto, diciamo che anche le condizioni del campo magari hanno un po' influito, perché con un campo così pesante poi è comunque difficile giocare per tutti. Certamente, sicuramente il pallone schizzava molto, anche per i portieri non è stato facile, diciamo, il controllo della palla spesso in qualche circostanza abbiamo visto. Dai, un punto per uno, va bene così. Direi di sì. Perfetto. Grazie mille, alla prossima.